La Roma ha fatto il primo tiro in porta della partita all'87esimo, che è stato poi il gol di Bagnez che ha riaperto la partita, e nel tempo di recupero ha trovato con Abraham il pareggio, recuperando il Milan da 2-0 a 2-pari. Una partita che sembrava finita, anzi, ma iniziata. Milan è andato in vantaggio al 30esimo con Kalulu e ha trovato poi il raddoppio al 77esimo con Pobega entrato nella ripresa. Milan sembrava in controllo. Non solo maggior possesso palla, ma la Roma non aveva fatto un tiro in porta fino all'87esimo. Poi là la partita è cambiata radicalmente. Questo è il bello o il brutto del calcio, dipende da quale parte guardate. Se siete tifosi del Milan, sicuramente la brutta, se siete tifosi della Roma, sicuramente la bella. Perché ribaltare una partita del genere è assolutamente pazzesco. Grande merito della Roma che quest'anno, ma in generale, da quando c'è Mourinho sui calci da fermo, è letale. Gol di testa da calcio da fermo della Roma, veramente una specialità. Oggi ne sono arrivati due, perché prima ha segnato i Bagnez, poi è arrivato il gol di Abraham. Sì, Abraham non segna di testa, ma il colpo di testa di Matic costringe Tatarusano a un miracolo e poi Abraham là da due passi è bravissimo a depositare a rete il gol del due pari. Un due pari che sa di beffa per il Milan che, ripeto, aveva strameritato di vincere, ma a due pari che sa di grande soddisfazione per la Roma che non ha mai mollato. E nel calcio non bisogna mai mollare perché tutto può succedere. Lo abbiamo visto a Lazio-Empoli, lo ha confermato Milan-Roma. Milan sembrava di un'altra galassia, la Roma ha giocato con cattiveria fino all'ultimo secondo e ha portato a casa un pareggio pesante. Pesante anche per il Milan, perché il Milan aveva bisogno della vittoria per restare attaccato al Napoli, e invece questo pareggio sta di sconfitta, anche perché il Milan, dopo il gol di Ibanez, non ha più saputo trovare l'apertura, si è chiuso offrendo alla Roma spazio. Roma che ha rischiato tutto per tutto, giocato con 4 punte nei minuti finali, Roma che ha portato a casa il pareggio, tutto sommato giusto, perché se nel calcio credi e segni, porti a casa i punti. Non basta giocare bene, bisogna segnare. Milan ha fatto due gol, la Roma ne ha fatti due gol e quindi il risultato finale è un pareggio che sicuramente fa piacere alla Roma più che al Milan.